trovati anche in questo primo sabato del mese di febbraio, in questo inverno primaverile, possiamo dire, almeno finora. E noi come sempre siamo qui per meditare, per considerare il messaggio che con tanta abbondanza la regina dell'amore ci ha lasciato, ci ha donato in questi luoghi, perché possiamo cercare sempre più di capirlo nella sua attualità. Ed era il 7 febbraio dell'anno del Signore 1990. E la regina dell'amore disse queste parole. Glorifichiamo il Padre, preghiamo insieme. Figli miei, sto tessendo il mio disegno di amore, unendo i cuori di quanti docilmente mi ascoltano per fonderli con il mio cuore. Risplenderà sul mondo il mio cuore immacolato. Allora... Canteranno vittoria quanti con me hanno lottato per distruggere le opere del maligno. Brillerà la mia chiesa di santità. Grande prepareremo il trionfo di Gesù. Siate ferventi, costanti è la mia scuola. Non cessate la preghiera. Vi benedico, figli cari, rimanendo con voi. Sono parole che ci danno una grande speranza. La Madonna sta parlando di una chiesa che brillerà, sta parlando del trionfo del suo cuore immacolato, sta parlando del trionfo di tutti coloro, insieme con lei, il trionfo di tutti coloro che avranno lottato insieme con lei per distruggere le opere del maligno. Ma mi ha colpito molto, rileggendo questo messaggio, una parola che si trova proprio all'inizio del medesimo. Sto tessendo il mio disegno di amore. Ho detto, io da qualche parte questa parola tessere l'ho sentita ancora, tessere un disegno, tessere un piano di salvezza, io da qualche parte l'ho sentita ancora questa parola. Questa parola della Madonna, qualcun altro ha citato questa parola e mi è venuto in mente che proprio l'8 dicembre dell'anno 2007, quando si iniziava il grande giubileo per i 150 anni di Lourdes, delle dell apparizioni di Lourdes, ci fu un cardinale che adesso mi pare sia morto l'anno scorso o l'altro anno, il cardinale Ivan Dias, che fece un'omelia meravigliosa, bellissima sul senso delle apparizioni mariane. E in quella omelia che ripeto sarebbe bello leggerla tutta, in un certo senso c'era il riassunto di tutto il messaggio della Regina dell'Amore o comunque di tanti punti di questo messaggio. E a un certo punto il cardinale Ivan Dias dice queste parole: "La Madonna sta tessendo una rete, è quello ecco dove avevo sentito la parola, ho detto, l'avevo sentita questa parola, la Madonna sta tessendo una rete di suoi figli e figlie spirituali per lanciare una forte offensiva contro le forze del maligno e per preparare la vittoria finale del suo divin figlio Gesù Cristo. Quindi sono le stesse parole del messaggio, il messaggio della regia dell'amore del 90. 17 anni più tardi il cardinale dice queste stesse identiche parole, dice questo, esprime questo immedesimo concetto. La Madonna sta tessendo il suo piano, sta tessendo tutto un suo esercito, tutte le sue schiere per vincere, per sradicare le forze del maligno, per sconfiggere le opere del maligno. E andava avanti il cardinale, la Vergine Maria ci chiama anche oggi ad entrare nella sua legione per combattere contro le forze del male. E questo è un riassunto molto bello di tanti messaggi della regina dell'amore. E mi permetto di dire che le armi di, questi, di queste persone, di tutti coloro che speriamo anche noi di essere tra questi, che vogliono entrare in questa legione di Maria, sappiamo quali sono. Sono cinque le armi essenzialmente per far parte dell'esercito di Maria. Prima di tutto la consacrazione al suo cuore immacolato, la recita quotidiana del Santo Rosario, un grande amore per la Santa Eucaristia, l'offerta delle proprie sofferenze e delle proprie difficoltà, la conversione del cuore, la testimonianza di fede, ne ho dette sei per la verità, la testimonianza pubblica e coraggiosa della fede. Queste sono le armi che ci fanno far parte dell'esercito e della legione di Maria, che, deve, che ha questo grande scopo di sradicare, di vincere le opere del maligno. Le ripeto queste armi, perché altrimenti se ci siamo consacrati alla Madonna, ma non usiamo queste cinque armi, cinque, sei armi, perché quella del, della conversione non è un'arma in realtà, è una cosa che devo fare ogni battezzato per tutta la sua vita, queste cinque armi, se non li usiamo veramente... Non possiamo dire di far parte dell'esercito di Maria. Facciamo ancora parte e serviamo ancora Mammona se non usiamo queste armi. Ripeto, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, non semplicemente preparata e detta, bisogna viverla. Il Santo Rosario quotidiano, un grande amore per la Santa Eucaristia, l'offerta delle proprie sofferenze e dei propri problemi e... La Testimonianza coraggiosa e anche pubblica, se è richiesta, della nostra fede. Con queste armi tu hai la carta d'identità per essere parte della legione di Maria, dell'esercito di Maria, e lei sta unendo tutti questi figli che vivono, queste che usano, queste cinque armi per creare il suo grande esercito. E d'altra parte, che bisogna vincere le opere del maligno? Beh, non occorre che ne facciamo. Che ne facciamo una grande predica perché vediamo tutti quanti quanto è scatenato oggi il maligno, quanto è scatenato il diavolo. E carissimi, tutti, è interessante vedere a proposito di distruggere le opere del maligno. Proprio in questa settimana, come il maligno si sta scatenando: per carità, non è solo questa settimana, è da tanto tempo che si scatena. Ma in questa settimana, abbiamo visto quello che forse non pensavamo di poter vedere. Abbiamo visto. No, non abbiamo visto, io personalmente non ho visto niente, ma leggo purtroppo e quindi ho dovuto leggere quello che non, avrei, che non avevo visto e per fortuna non l'ho visto. Sappiamo tutti che è in corso il famoso Festival di Sanremo, no? Tutti quanti lo sappiamo, il Festival di Sanremo, questa cosa così meravigliosa, così grande della canzone italiana che da un paio d'anni a questa parte, forse anche prima, ma in maniera particolare da un paio d'anni a questa parte, sta diventando l'offesa voluta, mirata. Contro la fede cristiana. E allora abbiamo visto un certo un pseudo artista che si chiama Achille Lauro, che si inginocchia e si battezza, si battezza, mentre un coro intorno canta Alleluia, Alleluia, che questo artista si è battezzato, un gesto blasfemo naturalmente. Abbiamo visto Ornella Muti che promuove la cannabis, la liberalizzazione della droga, che ogni anno uccide milioni, migliaia di ragazzi giovani e li rende schiavi della droga abbiamo visto due cantanti non so il nome non me lo ricordo che hanno alla fine della loro canzone hanno alzato il pugno sinistro che è il famoso gesto dei comunisti i comunisti che hanno ucciso milioni di cristiani perché si parla molto del nazismo che ha fatto tanti morti 6 milioni di ebrei ma nessuno ha il coraggio di dire che il comunismo ne ha fatto 60 milioni di morti e non solo ebrei soprattutto cristiani ecco quindi hanno fatto questo abbiamo visto che accanto al conduttore che si definisce molto credente, si è definito molto credente, il famoso Amadeus che poi anche il nome dice tutto, e abbiamo visto che c'è questa Drusilla, si chiama Drusilla, no? la quale è un travestito è un uomo travestito da donna e la quale ha detto "Spero che la mia presenza a Sanremo aiuti la causa, aiuti la causa del LGBT, quindi il DDL Zan possa aiutare l'utero in affitto possa aiutare l'adozione da parte delle coppie omosessuali". Abbiamo visto queste cose in, questo, in tutta questa settimana. Abbiamo visto infine addirittura il capo, il capo del famoso Gru adesso molto famoso per anche i giovani lo conoscono più di noi i Maneskin, no, si chiamano così il nuovo Gruppo, il nuovo complesso che sta facendo mietendo successi da tutte le parti. Abbiamo visto i Maneschin, il capo dei Maneschin che ha esibito un oggetto sadomaso. Che serve che non posso dire cosa serve perché è indecente solo dirlo. Ecco, che ha esibito in prima serata davanti a milioni di spettatori, davanti ai giovani, davanti, eccetera, eccetera. Una cosa spaventosa, una cosa spaventosa, uno scempio, fratelli, uno scempio, un grande scempio pagato anche con i miei soldi. Anche con i vostri soldi, perché siamo obbligati a pagare il canone Rai, carissimi. Una volta la chiamavamo mamma Rai, ma adesso è diventata matrigna, è diventata strega e siamo, e siamo obbligati tutti quanti a pagare questo canone per finanziare queste schifezze di milioni di euro che poi vengono dati a chi offende la religione cristiana. E a parte il Vescovo di Sanremo, che per fortuna c'è ancora un Vescovo in Italia, tutto tace in Italia, tutto tace di fronte all'attacco della fede, alla contro la fede e ai suoi sini. Tutto tace come sempre, facciamo finta di niente e così le persone va tutto bene, tanto tacciono anche i preti. Va tutto bene, vuol dire che va bene così e, e andiamo avanti. Queste, queste, questa, questa RAI: adesso praticamente non so neanche cosa vuol dire la parola RAI, ma non ha importanza. Questa RAI che sostanzialmente ha deciso, ha deciso, di Fare una lotta ideologica contro i cristiani. C'è poco da fare. L'anno scorso abbiamo visto una prima parte, quest'anno abbiamo visto la seconda. Ha deciso di non essere più un servizio pubblico a vantaggio di tutti. Ha deciso di, fare, di prendersi una, una, come si dice, di farsi proprio ideologicamente schierata contro i cristiani, senza dimenticare che nel mondo sono. Ed è un rapporto di un'associazione molto ben conosciuta e diffusa nel mondo. Sono in quest'ultimo quest anno soltanto 360 milioni. 360 milioni i cristiani nel mondo che sono stati perseguitati, che sono stati uccisi, che sono stati violentati, che sono stati discriminati, che sono stati eh, privati di tutto, perché? Perché sono cristiani, perché hanno ricevuto quel battesimo, quel battesimo che questo pseudo artista si permette di beffeggiare con gesti blasfemi davanti al silenzio di tutti. Questa è la situazione che noi viviamo oggi, e tutto tace purtroppo, è tutto tace. Questo è il grande problema e siamo costretti addirittura a finanziare queste cose finché appunto continuiamo anche noi purtroppo a tacere e a far finta di niente. Carissimi, fosse soltanto questa l'opera del maligno, sarebbe ancora poco. Ricordiamoci una data, 15 febbraio non è lontano, 15 febbraio, la Corte Costituzionale, l'avevo detto anche il mese scorso, deciderà sull'ammissibilità dei referendum per l'eutanasia. Suicidio assistito, per carità, siamo corretti con i termini, suicidio assistito, vuol dire che se uno chiede di morire, la legge permetterà che questa persona venga uccisa. Assistito naturalmente, medicalmente assistito, ecco non brutalmente ucciso, non con il macete, con le giuste pillole, con le giuste, eh, giuste medicine, in modo che muoia. E come sappiamo, negli altri Stati europei, tipo il Belgio ad esempio, dove questa cosa è passata, ormai basta che chiunque faccia una domanda di essere ucciso. Anche uno che ha una semplice depressione, anche uno che, ha, che è stanco di vivere, e la morte, è data a tutti, la morte è data a tutti. Perché queste sono poi purtroppo le conseguenze di aprire un varco. Perché quando si apre una piccola serratura, il demonio scatena tutto il resto, il demonio sfonda la porta, poi. Ecco carissimi questi referendum, che, però va anche detto, eh, in pochi mesi hanno raccolto un milione e duecentomila firme. Sapete che per chiedere referendum la nostra legge dice che bisogna avere almeno 500.000 firme. Ne hanno raccolte più del doppio, 1.200.000 firme, anche grazie al nostro buon Draghi credente che va messa tutte le domeniche, che ha prorogato i termini per la raccolta firme perché se avesse rispettato quella data che era stabilita per finire di raccogliere le firme non ce l'avrebbero fatta. Ha prorogato di un altro paio di mesi in modo che le firme fossero sicure. 15 febbraio dunque si deciderà se faremo appunto il referendum per la liberalizzazione della cannabis e soprattutto sul suicidio assistito, alias eutanasia, cosa volete che sia. Ecco, in fondo è proprio questo il discorso. E, e poi non so se voi avete visto, perché questa è l'opera più grande del maligno, carissimi, tra i più grandi, non so se avete sentito in questi giorni l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicato, tutti coloro, ha pubblicato i dati di tutti coloro che sono morti. Durante il 2021 101 milioni di persone sono morte nel 2021 per le cause più disparate. Cause più disparate. Di Covid 3 milioni e mezzo, su 101 3 milioni e mezzo, il 3% poco più è morto di Covid nel mondo. Per aborto 42,6 milioni, 42% sono stati uccisi per aborto. Eccoli i dati veri, questi sono i dati veri. E il Presidente Macron, al 20 gennaio giù di lì, non so se l'avete sentito, è andato in Europa dicendo che anche per lui è giusto ed è arrivato il tempo che nella Carta Fondamentale dei diritti dell'uomo sia inserito l'aborto come diritto dell'uomo, il diritto di abortire. Questi sono i dati che spaventano e che devono spaventare, perché vuol dire che il piano ormai è talmente inclinato che non si torna più indietro. Si scivola giù e basta. C'è una deriva sempre peggiore e sono cose che naturalmente in Italia mica si sanno, sapete, perché in Italia si sa, si parla solo di due argomenti, vaccini e Covid. Poi la settimana scorsa del terzo argomento il presidente della Repubblica Nuovo Presidente della Repubblica, che poi è restato il vecchio Presidente della Repubblica, tutto come prima, tutto come prima, in modo da andare avanti. Ecco, il piano è inclinato, carissimi. Il piano purtroppo è inclinato, non si torna indietro. Disgraziatamente, l'uomo non ha voluto tornare indietro. E poi ciliegina sulla torta, carissimi, questa non me l'aspettavo proprio, ma ormai tutto è possibile. Ho visto, l'hanno tradotta in italiano un'intervista che il Cardinale Hollerich. Che è praticamente il presidente della commissione delle conferenze episcopali europee, quindi una persona abbastanza in vista, arcivescovo del Lussemburgo, ha rilasciato un'intervista eh, a una televisione parlando di un fatto che è successo in Germania 15 giorni fa. In Germania, praticamente, 15 giorni fa, 125 persone, tra cui un vescovo. Alcuni sacerdoti e molti laici che lavorano negli uffici a dipendenza della Chiesa hanno fatto, si dice in inglese, coming out, perché adesso dobbiamo parlare in inglese per capirsi, hanno fatto libera uscita, cioè hanno, detto, hanno dichiarato la loro omosessualità. Un vescovo preti e tanti laici che lavorano a servizio della Chiesa. 125 persone hanno fatto, naturalmente ne ha parlato tutta la Germania, tutta, ovviamente. Il cardinale Hollerich a Lussemburgo è stato intervistato e sentite che cosa ha detto a proposito di questo fatto. La Chiesa dovrebbe rivedere l'insegnamento cattolico sulla peccaminosità dell'omosessualità. Avete capito? La Chiesa dovrebbe rivedere l'insegnamento, la dottrina, sulla peccaminosità dell'omosessualità. Credo, credo, dice il Cardinale, che il fondamento sociologico e scientifico di questo insegnamento della Chiesa oggi non sia più valido. Quindi, avete se ho capito bene, il Cardinale sta dicendo che la, la Sacra Scrittura, la volontà di Dio, si deve piegare a ciò che dice la scienza. Siccome il fondamento scientifico oggi dice, non dice più quello che ci diceva una volta sull'omosessualità, la Sacra Scrittura si deve adeguare. Non la scienza si deve adeguare alla, alla fede, non la scienza e l'uomo si devono adeguare a ciò che dice la sacra scrittura e la tradizione della Chiesa che ha sempre condannato non le persone ma gli atti omosessuali. No, è la Chiesa, è la, è la scrittura che deve adeguarsi alla scienza e alle scoperte sociologiche e scientifiche. Ma mancava questa, era proprio la ciliegina sulla torta che serviva in questa settimana per capire ancora una volta e aver conferma che il piano è veramente inclinato ormai, ma inclinato proprio forte, forte. E che quelli che sono su questo piano scivolano sempre più in basso, sempre più in basso. E non c'è freno alla deriva se non quando interverrà il Signore, perché questo deve accadere ormai. La Madonna è stata chiara il 28 di dicembre del 2000. L'umanità ha bisogno di conversione e di purificazione. Hanno detto, ha messo la, queste due parole insieme la Madonna, no conversione e purificazione, perché la conversione deriva dalla purificazione e la purificazione suscita la conversione. Ma ha detto ha bisogno l'umanità, ha bisogno, come dire, non si può più fare a meno di questo, c'è bisogno di conversione e di purificazione. La purificazione probabilmente è già in atto, ma c'è bisogno che questa purificazione continui, perché l'uomo deve convertirsi, perché quel piano possa tornare almeno, diciamo così, non dico orizzontale ma quasi, perché il bene possa trionfare sul male. E allora risentiamo le parole della Madonna che ci danno tanta speranza. Risplenderà sul mondo il mio cuore immacolato. Allora canteranno vittoria quanti con me hanno lottato per distruggere le opere del maligno. Lottiamo, carissimi, non basta credere a parole, bisogna lottare anche, lo dice la Vergine, lo dico io. Avranno lottato per distruggere le opere del maligno. Un'occasione che può sembrare una stupidaggine: domani a Vicenza saremo là, dopo, per dopo 15 anni, perché sono 15 anni ormai che lo facciamo, saremo là in piazza Esedra a manifestare pubblicamente la nostra, vita, la nostra fede sulla importanza, sulla difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Saremo là fermi perché non si può più fare, non si può fare la processione, la marcia, perché i discorsi dei distanziamenti, eccetera. Saremo là fermi a pregare, a testimoniare, là davanti a tutti. Là davanti a tutti perché questo deve fare la fede oggi. Anche se derisi, anche se isolati, anche se buttati, sputacchiati, anche se bastonati. Questo deve fare la fede oggi, testimoniare pubblicamente. Saremo là per dire a tutti che la vita è sacra dal concepimento alla morte naturale saremo là per dire che 42 milioni di aborti in un anno nel mondo sono una carneficina che nemmeno le guerre hanno fatto nella storia. Nessuna singola guerra ha fatto tanti morti così. Parliamo di 42 milioni all'anno, parliamo, eh? attenzione, all'anno. Ecco, questo va detto. Ecco allora, canteranno vittoria quanti con me hanno lottato per distruggere le opere del maligno. Brillerà la mia chiesa di santità. Ecco, forse sentiremo dichiarazioni più conformi al catechismo, forse sentiremo più conformi al magistero della Chiesa e alla tradizione della Chiesa e soprattutto alla parola del Vangelo. Perché sapete, a me è stato detto, forse ve l'ho detto ancora a proposito di questo tema dell'omosessualità, eccetera, eccetera, è stato detto che Gesù nel Vangelo non ha mai parlato di omosessualità. Ed è vero, nel Vangelo Gesù non ha mai, mai parlato di omosessualità come dire che bisogna guardare Gesù se Gesù non ha mai parlato, chi siamo noi per decidere questo decidere quello? Ma allora San Paolo chi è? Che non so da capire. Il libro del Levitico cos'è? La tradizione della Chiesa cos'è? Niente, solo Gesù. Almeno detto i protestanti dicono la sola Scrittura intera. Adesso i cattolici dicono solo Gesù, solo il Vangelo. Peggio dei protestanti? Questo è il piano inclinato, carissimi, che sembra non arrestarsi più. E allora lavoriamo con Maria. Grande, prepareremo il trionfo di Gesù siate ferventi, sapete la tentazione di stancarsi oggi, di abbandonare, di mettere i remi in barca è tanto alta, è tanto grande, perché sappiamo che le insidie e le difficoltà vengono da tutte le parti, da tutte le parti, è tanto grande oggi la tentazione della stanchezza, la tentazione di mettere, ripeto, i remi in barca, no, siate ferventi, con l'aiuto di Maria, siate ferventi, Costanti è la mia scuola, non cessate la preghiera, non fosse altro che questo, non cessate la preghiera, vi benedico figli cari, rimanendo con voi, sentiamoci anche noi parte della rete di Maria, sta tessendo lei, sta tessendo il suo disegno d'amore, sta tessendo il suo esercito, lo sta mettendo insieme, sentiamoci anche noi parte di questo perché grande sarà il premio per tutti coloro che avranno lavorato e contribuito per il trionfo del cuore immacolato di Maria nel mondo. Cielo dato Gesù Cristo. E vogliamo concludere la nostra via crucis con una preghiera, una preghiera di riparazione. Una preghiera di riparazione che è stata dettata dall'angelo ai tre pastorelli di Fatima nell'anno prima delle apparizioni di Fatima. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo e ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti offro adorandoti profondamente il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi che ti offendono. Per i meriti infiniti del tuo sacro cuore e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, io ti domando la conversione dei peccatori. O Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei peccatori, per il Santo Padre e in riparazione delle ingiurie fatte al cuore immacolato di Maria. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o oh Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo difendici nel combattimento contro la perfida e l'insidio del diavolo, sì nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno, Satana, e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore, di San Giuseppe, di Sant'Agata e di tutti i Santi, e dei nostri Angeli Custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. O Maria, regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te. Le nostre anime accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore, o oh Maria, regina del mondo. Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te, regina dell'amore. Ecco come dicevo, domani l'inizio della manifestazione per la vita è alle ore 15 in piazza Esedra, Campo Marzio praticamente, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Per chi vorrà esserci. Sielo dato Gesù Cristo. Sempre.